Lo sai che YouTube premia il tuo canale tanto più elevato è il tempo di sessione, ovvero il tempo che le persone trascorrono guardando i tuoi video? Se vuoi capire come aumentare questo tempo di sessione, guarda questo video. Ciao, sono Chiara, allenatrice di Public Speaking e di Video Public Speaking. Sono l'ideatrice del metodo Parlare Chiaro, l'unico metodo completo e replicabile che ti guida passo per passo nel diventare un comunicatore più chiaro, efficace e carismatico dal vivo e davanti alla telecamera. Ti alleno anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. In questo video voglio condividere con te tre strategie che ti aiuteranno ad aumentare il tempo di sessione, ovvero quel tempo che le persone trascorrono a guardare i video sul tuo canale YouTube. Ovviamente, essendo io una trainer di public speaking e non un'esperta di videoproduzione, non voglio darti in questo video dei suggerimenti pratici e tecnici su come migliorare l'inquadratura, l'illuminazione e l'audio. Questi sono aspetti che do per scontati. Oggi invece voglio condividere con te le tre strategie fondamentali per aumentare il tempo di sessione dei tuoi video attraverso le tecniche di video public speaking. Vediamo ora insieme appunto queste tre strategie. Prima strategia per aumentare il tempo di sessione è: crea contenuti che siano pensati per il tuo target. Non parlare di te, parla di loro, parla delle persone che ti ascolteranno. Quindi quando prepari i tuoi contenuti, spostati nella loro testa, inizia a guardare il mondo con i loro occhi e nei tuoi video riporta esattamente la realtà che vivono queste persone e dai loro degli spunti per risolvere concretamente i loro problemi e trarre i vantaggi che desiderano. Seconda strategia, i tuoi video devono avere ritmo. Non puoi parlare lento come una lumaca e nemmeno veloce come un Frecciarossa e non puoi rimanere impalato come un palo e tantomeno gesticolare come un vigile urbano. Devi trovare la giusta modalità espressiva. Voce e gestualità devono concorrere nel dare ai tuoi video il giusto ritmo. E ancora, per dare un ulteriore tocco di classe ai tuoi video, potresti inserire delle parole chiave che compaiono e scompaiono mentre tu parli con un montaggio dinamico. Terza strategia. Le strategie precedenti funzionano soltanto se le persone che guardano i tuoi video hanno l'audio acceso. E se ce l'avessero spento? Una strategia fondamentale per aumentare il tempo di sessione è l'inserimento dei sottotitoli nei tuoi video. Molte persone pensano che i sottotitoli siano soltanto utili per quelle persone che hanno problemi di udito, ma non è così. I sottotitoli servono affinché tutte quelle persone che non possono ascoltare i tuoi video possano leggere quello che stai dicendo e di conseguenza rimanere sui tuoi video e di conseguenza aumentare il tempo di sessione. Dunque, per aumentare il tempo di sessione sul tuo canale YouTube, ricordati sempre queste tre semplici strategie che ti ho condiviso oggi in questo video. Prima strategia, crea contenuti centrati sul tuo target e non su di te. Seconda strategia, crea video ritmici. E terza strategia, inserisci i sottotitoli. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!